parlare più dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'ingresso del grande refettorio, il refettorio che era per i piccoli studenti, ovvero i fratini di questo luogo. Padre Pio era impegnato nella responsabilità, nella direzione di questi piccoli fratini quando giunse qui a San Giovanni Rotondo. Infatti vogliamo leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive al suo ministro provinciale nel 1918. Ricevo la vostra ultima e figuratevi quale doloroso effetto abbia prodotto nel mio spirito il sapervi con tanto afflitto, desolato e oppresso. Sento come mia questa vostra afflizione che vi agita soverchiamente e vi muove spontaneamente a dire al Signore che comandi e sedi questa tempesta, che ordini al maligno spirito di desistere alquanto dal feroce assedio e che in voi raddoppi sempre più la forza di resistere con soave rassegnazione alla santissima prova. Ma mentre così mi addoloro e prego, sento ancora che nella punta dello spirito una santa gioia per il grande amore che Dio vi porta. E segno certo di questo amore è la tempesta che rugge intorno al vostro spirito. Non sentite poi e non prestate credenza a quanto vi suggerisce il nemico e la vostra immaginazione, che per infedeltà occulte e per mancanze del vostro dovere Dio vi punisce, vi vuol castigare fino a che non le rimuovete dall'anima vostra, perché questo non è affatto vero, giacché quando l'anima geme e teme di offendere Dio, non lo offende ed è lontanissima dal fare ciò. Quindi sentite piuttosto a me, Padre, e non già il vostro sentimento, che vi dico il nostro Signore essere il vostro stato d'animo, un effetto del vostro amore per il Dio e una prova dell'impareggiabile amore di Dio per voi. Thank you.